per il lavoro che ami, scegli l'energia che ama il tuo lavoro. Repower propone alle piccole e medie imprese soluzioni per la mobilità elettrica e servizi di efficienza energetica, energia e gas inclusi, riservando a ciascuna la consulenza continua e personalizzata di un personal trainer dell'energia dedicato. Il personal trainer! Scopri di più su repower.com. Sono Luca Bizzarri, questo è un podcast di Cora Media e si chiama Non hanno un amico. Ci sono argomenti che sarebbe proprio meglio non trattare, tipo i fenomeni. I fenomeni sono appunto dei fenomeni, dal greco phainomai, apparire, coloro che appaiono nel firmamento e noi sotto a guardarli, ad adorarli, a volte a invidiarli. Ecco, poi c'è chi fa solo la prima di queste cose, no? Guardarli, magari non li adora e non li invidia, però bisogna sempre stare attenti. Pochi giorni fa, in un episodio, ho parlato bene di una scrittrice italiana. Ripeto, ho parlato bene di una scrittrice italiana. Che vende quintali di libri e se lo merita. E poi, nei giorni successivi, ho dovuto spiegare a un po' dei suoi adoratori che ne avevo parlato bene dopo aver assistito all'indignazione meno giustificata della storia delle indignazioni ingiustificate. Quindi oggi sarò molto cauto nel dire che io non sapevo chi fosse l'estetista cinica. L'estetista cinica, cioè, faceva prima la lavoratrice dipendente, licenziata e si è inventata tutta, è sempre lei qui, no? Sì, sono sempre io. Ed è colpa mia, perché una che fattura 70 milioni l'anno non passa proprio inosservata. Ne vale 160 di milioni di euro l'azienda. 160 milioni di euro? Sì. Certo è che tratta un argomento, cioè creme rassodanti e unguenti da mettersi in faccia e robe così, che su noi maschi non fanno breccia, occupati come siamo ad andare a caccia di rinoceronti, procurarci il cibo e giocare a chi rutta più forte coi nostri simili. Sono venuto a conoscenza della signora a causa, guarda te, di una delle indignazioni del giorno, in questo scontro tra gli intellettuali del futuro, o del presente, e il mondo degli e delle influencer, alle quali non viene perdonato il successo da chi pensa che il successo sia qualcosa che non succede a lui o a lei perché il mondo è sbagliato e non perché o a lui o a lei manchi il talento o la cazzimma o tutte e due. L'intellettuale del futuro, poi, è in quella fase della vita in cui siamo stati tutti, quella in cui sei uno studente e il resto del mondo ti sembra fatto da una marea di coglioni per i quali la tua crescita sarà un sonoro calcio nelle palle, perché tu sì che leggi libri e che formuli pensieri profondi e che combatti battaglie essenziali. Una di queste battaglie essenziali è stata l'indignarsi dello studente o dell'intellettuale del futuro perché l'estetista cinica ha festeggiato il suo ingresso nel mercato spagnolo con una festa alla Pinacoteca di Brera, luogo sacro della cultura milanese in cui gli studenti pare non possano manco entrare con un panino e invece il potere della skincare ha fatto entrare vettovaglie, pizze e ospiti scintillanti nella miglior tradizione festaiola milanese, appunto. Apriti cielo, oddio, i luoghi della cultura profanati, signora mia, si può comprare proprio tutto? Risposta, sì, si può comprare proprio tutto. Sono stato dal Papa e dopo due giorni mi è arrivata una mail. Grazie per essere stato dal Papa. Se vuoi comprare la tua foto col Papa, clicca qui. Naturalmente, anche in questa storia manca totalmente quello che manca all'utente medio, il senso della misura. Quindi vesti stracciate per qualcosa di totalmente legittimo che succede in tutto il mondo e che oltretutto fa incassare dei bei soldoni a fondazioni culturali che non è che navighino proprio nell'oro, anzi, hanno una marea di spese e spesso i biglietti venduti non bastano a coprirle. Fidatevi che so di cosa parlo. Quindi ben vengano le estetiste ciniche e i loro dollari unti di crema rassodante a impinguare le casse della Pinacoteca di Brera. Ma anche l'estetista cinica non è stata cinica affatto. Perché, e si parlava di senso della misura, come spesso succede, il problema non esiste proprio. La signora ha 1 milione di follower e sono sempre lì. Il post con le immagini della festa ha più di 10.000 cuoricini e i commenti indignati sono 1.000, meno di 1.000. Quindi l'unico problema è quello che ci sono dei giornali di tiratura nazionale che hanno pensato fosse una notizia che 1.000 persone dal loro divano si siano sentite in dovere di dire forte il loro no a una festa aziendale. Fine della notizia. Festa aziendale che oltretutto se fosse stata fatta da un marchio glamour sarebbe passata come un evento cool e nessuno avrebbe detto bah.
E i commenti indignati sotto il post sono un florilegio di «noi student con l'asterisco» e di «non ti compro più», che è l'equivalente commerciale di «ti citofono per dirti che non ti penso». Poi, gira che ti rigira, finirà come a Capalbio, che alla fine quei posti che gli intellettuali pensano come roba loro, poi finiscono governati dai Fratelli d'Italia. Come avranno reagito i cosiddetti borghesi di sinistra di fronte al boom di voti di Fratelli d'Italia nella Capalbio, a loro cara? Naturalmente, tra 48 ore sarà finita anche questa indignazione, facendo restare come caso di scuola l'indignazione against Ferragni Chiara, che continua da mesi e sembra non finire persino sotto il post della festa in Pinacoteca, dove qualche indignato cronico unisce le indignazioni. Che schifo tu e anche la Ferragni! In un tripudio di indignazione che mischia i guys di Chiara con le fagiane di Cristina. Ciao fagiane, siete sempre le numero uno. E noi qui a chiederci, ma davvero, le fagiane? Senza capire nulla noi del tempo, dello spirito, del mondo. A domani! Per commenti o suggerimenti scriveteci a nonanonamico@gmail.com o nonanonamico@coramedia.com. Non hanno un amico è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. È scritto da Luca Bizzarri con Ugo Ripamonti e la collaborazione di Manuela Mazzocchi. La cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Filippo Mainardi. Il producer è Alex Peverengo. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.